Umberto come? Umberto Cipriano, bravo Umberto! Non sembri milazzese, sei promosso! Ma sei di Milazzo? Ah, apposta, mi pareva! E vivo santo! Buonasera, in audio video vedremo alcune immagini, momenti salienti della processione di San Francesco di Paola qui in Milazzo. Oggi è il 5 maggio del 2019, non potevamo mancare al consueto appuntamento con il Santo Glorioso. Intanto, siccome molti di voi mi seguono con passione, mi fa piacere, anziché parlare di cose senza luogo, descrivere la processione che, come sappiamo, è un bagno di folla che richiama persone ormai da tutto il mondo. E basti pensare che oggi il tempo era sicuramente non bellissimo, ma il santo come sempre fa il miracolo, tant'è che gli antichi milazzesi dicono che se non c'è vento, se non il mare non è in tempesta, e allora non si può parlare di festa di San Francesco. Diciamo che il santo è glorioso per due ragioni. Innanzitutto per l'umiltà, perché i miracoli che fa San Francesco di Paola con l'intercessione di Dio sono dei miracoli che possono sicuramente essere paragonati a quelli del Cristo, ma sicuramente San Francesco di Paola non si è mai vantato di aver operato questo tipo di miracoli. Ne citiamo alcuni perché il passaggio dello stretto, come potete vedere dalle immagini che abbiamo ripreso, c'è questo ragazzo al quale veramente va l'elogio. Io gli dico scherzando: ma sei di Milazzo? Dice: no, sono di Furnari. E ha fatto questa bellissima composizione che potete ammirare nella scalinata della Villa Liberty e di Villa Vaccarino. Intanto, perché Caritas, l'insegna dei minimi? I minimi chi sono? Sono quelli proprio che non contano, quegli ultimi. L'insegna Caritas, che significa che cosa? Caritas è la benevolenza. Dice Francisce, ec erunt insignia tui ordini, se gli dicono, cioè l'angelo che gli appare, l'arcangelo Michele, con uno scudo nelle mani, che è come il sole, gli porta il simbolo del suo ordine, che appunto reca in caratteri d'oro questa parola che significa Caritas.
In essa la perfezione dello spirito umano, perché rispecchia e glorifica la carità, la natura di Dio che è amore, non fosse altro che la passione estrema che è la croce. La croce che, come diceva il sacerdote nella preghiera che diciamo è stata fatta nel momento della processione, ha detto che dalla croce attira a sé, croce intesa come passione, quindi sofferenza, ma anche passione, che cioè amiamo gli altri con la croce. Torniamo al santo, diamo ancora qualche altra chicca. Il miracolo dello stretto di Messina, ormai ne abbiamo parlato, lo sappiamo, è inutile negarlo. Se il santo deve compiere qualcosa, se così è stato scritto, hai voglia che vi si mettano bastoni a mezzo alle ruote, perché lui il suo obiettivo lo deve raggiungere. Per esempio ha una serie di pastoie, per tornare al discorso del Cristo che dice a Lazzaro surge et deambula, il morto già puzzava da 3 giorni, arriva in ritardo e lui gli dice surge et deambula e Lazzaro si alza e cammina. Ebbene, San Francesco di Paola, nessuno lo sa, ma il nipote Nicola muore come? Con il desiderio di seguire le orme del padre, perché le orme del padre, sì, del Cristo, ma anche del Santo Padre. Ma la madre Brigida, che è la sorella del santo, non ne vuole sapere, quindi sempre bastone a mezzo alle ruote. E allora Nicola si ammala e muore. A questo punto gli portano il nipote nella chiesa, il santo gli ordina di portare il morto nella sua cella, si mette a pregare
davanti al cadavere del giovane, piange a lungo, lo resuscita. Quando il morto è resuscitato, chiama sua sorella Brigida e gli fa promettere che non dovrà più ostacolarlo. E questo è, diciamo, uno dei miracoli importanti. Ancora per citarne uno, quello della fornace in fiamme. Il santo sta costruendo il santuario di Paola, la fornace prende fuoco, sta crollando tutto. Voi sapete che a quei tempi si doveva preparare i mattoni dentro la fornace, si dovevano preparare anche il cemento, tutte queste cose si facevano nei cantieri. La fornace surriscaldata comincia a prendere fuoco, sta crollando tutto. Lui dice di stare tranquilli ai figliuoli, ai suoi confratelli, non vi affliggete, andate tranquillamente, dice, a fare colazione, che io e il Signore ci prendiamo cura della fornace. Allora lo vedono i frati, perché non li voleva in quel momento, non li voleva con sé, perché temeva che potessero chiaramente essere catturati pure questi dalle fiamme. Entra dentro la fornace e riesce a liberarli, cioè riesce, dopo che entra nella fornace, a, in mezzo alle fiamme, a tenere salda questa parete della fornace che stava crollando e a spegnere in contemporanea l'incendio tranquillamente, entrando in mezzo alle fiamme senza nessun problema. Sono alla ricerca di un senso nella loro vita e sono alla ricerca di Dio, perché l'intercessione potente del nostro Santo di Paola possa aiutarci a riscoprire sempre di più il volto amoroso di Gesù. Preghiamo, o Dio, che nel tuo diletto Figlio Gesù Cristo, via, verità e vita, ci hai indicato la strada che altro miracolo che abbiamo citato prima in qualche altro video è quello di Milazzo, uno dei primi miracoli che lui fa quando viene a Milazzo, quando lo invitano i notabili milazzesi a venire nelle loro case, lo ospitano, ma il santo, come sappiamo, si va a rifugiare dentro l'ospedale e quindi continua questa sua opera di caritas verso i bisognosi. Per cui il fatto di avere a Milazzo un ospedale si perde nella notte dei tempi, ed è l'ospedale di Milazzo, è stato sempre punto di riferimento per tutti. Diciamo che quando arriva a Milazzo lui vede questo delinquente che era impiccato e che è appeso ad una corda, per cui quando lo vede si muove a pietà, fa tagliare il capestro, l'infelice cade e automa tra le braccia di San Francesco e riprende a vivere. Questo, diciamo, è uno dei miracoli del santo, che è famosissimo. Yeah.
Dulcis in fundo citiamo sempre dalla beatificazione, cioè dalla santificazione di San Francesco, il miracolo che racconta Galeazzo di Tarsia, che era barone di Belmonte, affermò che il santo trascorse l'adolescenza a paura e che viveva onestamente ed in perfezione, in odore di buona fama, ed edificò conventi importanti a Paola, Paterno e a Spezzano. Qui si recavano molte persone perché erano attratte dalla fama e dai miracoli che operava frate Francesco. E Galeazzo visitò Francesco molte volte. Suo padre, Don Giacomo, aveva una piaga alla gamba che ogni giorno peggiorava. Tanti chirurghi famosi, fra cui Vincenzo, chirurgo di Maida, della diocesi di Licastro, dimora della Marchesa di Gerace e nuora di Re Ferdinando I, cercarono di curare la piaga senza esito. Don Giacomo andò a Paola da Francesco e questi gli fece togliere la fasciatura dicendo: «È un gran male, occorre avere molta fede in Gesù». Fatto il segno della croce sopra la ferita, vi mise polvere e 3 foglie, aggiungendo: «Andate e abbiate fede nel Signore che vi farà la grazia». In pratica lo guarì. Ora, i testimoni hanno detto che Francesco ha sempre goduto di buona fama e operato miracoli. Un altro teste, Francesco Florio di Cosenza, raccontò che mentre nevicava trovò fra Francesco in chiesa scalzo e con un abito lacero addosso, assorto nella contemplazione in estasi. Vide la cella in cui dormiva arredata con una tavola e una tegola per poggiare il capo. I frati asserivano di averlo visto mangiare pochissimo. Mangiava poco a Pasqua e nelle feste solenni si nutriva di legumi mal cotti. Andava nei boschi scalzo e odorava come erba fresca. I capelli erano come fili d'oro, i piedi nudi, le mani erano delicate e morbide, come se avesse sempre calzato le scarpe. Riferirono che al tempo in cui Fra Francesco costruiva il convento di Paterno, guarì un dottore di Lecce da un male incurabile. Francesco insistette nel mettere 2 fette di pane e un altro ingrediente sul corpo dell'ammalato, che la tenne sino all'alba. In quest'ora il dottore Luigi si svegliò, sedette sul letto e chiese di mangiare perché guarito. Un altro teste raccontò che un giorno a Paterno vide circa 200 uomini e donne afflitti da diversi mali e guariti dal santo. Allo stesso venne un male che gli paralizzò la mano. Fra Francesco gli chiese: «Mostrami la mano». La notte la mano si ritrovò sana e guarita. Quindi capite perché, quando venne a Milazzo, si fece ospitare nell'ospedale, e da questo derivò la fortuna degli ospedali qui a Milazzo. Grazie e arrivederci.